Eccoci qua ragazzi, ciao, Ciao! ciao e benvenuti nella seconda parte Seconda parte. del video sulla sanità inglese. Per quanto invece riguarda la signora, la mia ragazza, È passato ormai un anno, sono fuori pericolo, mi vedete, sto parlando, respiro, mi muovo. Maremma inglese. Ma l'anno scorso ce la siamo vista brutta. Misu, non ti si, Misu, non ti si vede mai, cosa fai qua? Diciamo, Misu. Io non avevo capito la gravità della situazione, anche perché non mi piace tantissimo lamentarmi, andare dai medici. Il 17 febbraio dell'anno scorso, quindi 2019, avevo iniziato a non sentirmi molto bene, ad avere. Io pensavo fosse un dolore legato, per esempio, alla gastrite. Sentivo tanto male alla bocca dello stomaco e a volte so che la gastrite può essere veramente fastidiosa e dare dolore anche a livello della schiena. Quindi io sentivo questo fastidio tra la fascia dello stomaco e la schiena. Ero sicura che fosse un mal di stomaco da gastrite, insomma, boh, magari avevo mangiato qualcosa che non va. Siamo andati a camminare al Sì. sabato e già aveva questo dolore. E anche la domenica di solito noi facciamo sempre passeggiate. Nella notte di domenica, quindi venendo a lunedì, erano le 2 di notte e lei aveva un forte dolore, addirittura aveva i fischi quasi da asma. Mi diceva Marco, non riesco più a respirare, ho la tosse, come penso io. E poi abbiamo detto, senti, a questo punto, domani No, mattina... domani mattina io sono la solita testona, quindi sono andata a lavorare a lo stesso e me ne lavorare. sono infischiata. Io sto male, ma Io... guido, vado avanti lo stesso, chi se ne frega, non è niente, sarà questa benedetta gastrite, ho preso l'antiacido che mi aveva portato lui. Sono stata al caldo, sono tutta la domenica. E lunedì mattina sono andata a lavorare. Mi dico... Però tutti i colleghi mi hanno detto: ma no, cosa fai? Stai camminando piegata in due, vai dal medico. Ma perché devo andare dal medico? Sono un mal di Solo stomaco. strisciando. Vabbè, mi hanno convinto, vado dal medico. Era entro le l'una, visto che bisogna chiamare tra le 8 e l'una. Vado dal medico, niente, il medico non riesce a capire che cos'ho. Mi dà un antiacido, perché anche secondo lui era un mal di stomaco da gastrite abbastanza forte che faceva male anche dietro. Adesso io mi chiedo che qualità di medico fosse. Anche qui ecco il ni di prima, pro e contro. Diciamo che a differenza, tornando un attimo indietro dell'Italia e qui, i nostri medici, noi non siamo medici, ma capiamo benissimo che La la differenza. differenza, cioè il nostro medico ha un'infarinatura generale Io della dopo prendo medicina, la specializzazione. di tutto quello che è, e poi chiaramente quindi sa benissimo, anzi sanno barra sapete, perché se c'è qualcuno che ci ascolta, sapete benissimo cosa vuol dire conoscere un I corpo e i sintomi sintomi, quindi non è e la correlazione. l'auscultazione È già. dovrebbe essere decisiva in certi ambiti. Per cui io continuo anche lunedì notte con questo disturbo che non si capisce cosa sia. E non avevo nient'altro, non avevo febbre, non avevo nessun altro sintomo, solo questo dolore. La tosse, che era comunque una tosse quasi da asma, cioè che mi sembrava veramente strana come E non cosa. era il coronavirus di adesso. Martedì mattina mi sveglio e la cosa inizia a farsi più chiara. Ero coperta di bolle, bolle della varicella. Io non ho mai avuto la varicella. La cosa strana è che di solito la varicella inizia un po' alla volta e poi inizia a diffondersi. Io ero esattamente coperta di bolle da qui fino alla pancia. Tutto il torace e il dorso era coperto di bolle di varicella. Quindi cosa faccio? Chiamo il medico, mi dicono di andare, mi visitano e anche lì nessuno aveva capito niente, non avevano messo in relazione il mio dolore con la varicella. Quindi mi mandano d'urgenza in ospedale, io ci vado con le mie gambe, cioè con la mia macchina, ancora piegata in due dal dolore, ma Io non duri. sapevo nulla, perché era al lavoro, quindi... Esatto, io non avevo ancora detto niente a nessuno. Boh, un po' perché in realtà non ero preoccupata e un po' perché dico sì, beh, ma sta lavorando, non lo disturbo. Arrivo in ospedale e mi trattano come un coagulo di sangue al polmone, come se avessi
un trombo, Eh trombosi, sì, una trombosi. ecco, e iniziano a farmi punture di eparina sulla pancia per fluidificare il sangue. Io già che ho poche piastrine, quindi rimargino poco, E dico poi hanno Madonna. cominciato a unire i puntini. No, e mi ricoverano, cioè no, aspetta, questa era la mattina, quindi ero entrata in ospedale sulle 11. L'intervento è stato immediato perché era un caso urgente, quindi mi hanno ricoverato subito. A quel punto ho scritto a Marco, sta accarezzando il gatto in questo momento, ho scritto a Marco, l'ho avvisato che ero in ospedale, che mi sarebbero servite delle cose per la notte, quindi gli avevo dato una lista veloce almeno dell'essenziale, tipo il pigiama piuttosto che le pantofole, un cambio, lo spazzolino. Comunque ho passato lì la giornata, dopodiché la sera, sì, mi hanno detto, ok, hai la varicella, ma hai anche questa cosa al polmone, ti prenoteremo al più presto in giornata, nella giornata del martedì, una lastra, Un'estate, no, sì. così vediamo dov'è e cosa fare. Intanto vari esami del sangue, punture su punture. Io comunque ero convinta di andare a casa. Non ero spaventata, volevo andarmene, ero rabbiosa per il fatto di essere in ospedale e non a casa con i miei gatti. Non con Marco. Sì, vabbè, tu, logico, ma i gatti, poverini. La sera mi portano in una stanza da infettivi, ma nel reparto cardiologia, sempre per questo coagulo al polmone. Logicamente non potevo stare con gli altri pazienti, quindi mi hanno dato una stanza di isolamento con una bella scritta gigantesca di pericolo infettivo. Seguiranno Ecco foto. il sole! Ah, gigante! Gigante! Adesso gli sparo. Insomma, io ho passato così la serata senza sapere esattamente, diciamo, grazie Marco, che cosa avessi. Avremo due Va bene, è deficienti. bello così. Bello della diretta. Oh! Oh! Solo la mattina del mercoledì sento un gran trambusto fuori dalla mia stanza, guardo, ci sono tutti i medici che logicamente hanno la riunione mattutina per le condizioni dei vari pazienti e c'è uno che scalpita e fa: "No, ma voi non capite niente, ma non, chi è che ha visto queste lastre? Ma non capite che cosa sta succedendo?" Io: "Madonna, cosa sta succedendo? Questa è una polmonite fulminante!" Sì, a me l'hanno detto dopo, io non sapevo nulla, non potevo neanche vederla perché era trattata come infettiva, quindi ho portato la borsa e E tra l'altro in quel ciao. momento lì è andata via anche la luce in casa. È un disastro. È mancata la mia energia Per vitale. settimana la luce in casa non c'era, la pila guardavo in ospedale, La pila era disperata. incollata. Insomma, quello che avevo era semplicemente questo. Non c'era nessun coagulo nei polmoni. Semplicemente il virus della varicella, prima che esternarsi sul corpo, era subentrata una polmonite da virus della varicella, quindi io ero piena di liquido nei polmoni e questo mi lascia il dubbio su quanto bravi siano i medici qui, perché di solito ascoltando un medico bravo, e sono sicura che i nostri non avrebbero fallito, almeno quello, il nostro medico. Wow! Scusa Mi perché sto sta accecando! appoggiando qui quindi la spinta. Quello che avevo appunto era una polmonite causato dal virus della varicella, che nel frattempo aveva riempito di liquido i polmoni, e per quello che non riuscivo a respirare, per quello che avevo male, sono sicura che un nostro medico, per esempio il nostro medico di base in Italia, avrebbe sentito dai polmoni subito Letto. il rumore di un respiro sano da quello di uno malato. E nonostante fossi stata ascoltata dai medici qui, nessuno aveva capito che stessi morendo di Due polmonite. ore avevano dato, cioè eravamo lì lì, perché era proprio piena di, non respirava più. E mi ha detto: l'abbiamo presa in tempo quando ero fuori appunto con i medici, con un medico in particolare, ma altrimenti andava aperta e salvata. Cioè, ma. Adesso ridiamo, ma era un po' grave la situazione. Sai, dall'esserci a non esserci più in poche ore cambia un po' la situazione. Comunque, la cosa buona è che io non per un momento ho mai pensato di non farcela, anche perché non mi avevano detto esattamente la gravità della situazione, primo. Secondo, perché ero talmente nervosa che io volevo solo andarmene a casa. E più di una volta ho detto ai medici: "Mandatemi a casa, non importa!" E loro: "Sì,
Come no? Poi avevi male alle. No, il mio problema è che per combattere appunto il virus non mi bastava prendere le pastiglie, cioè quindi stare a casa con delle pastiglie di antibiotico, ma l'antibiotico me l'hanno dato in vena per 7 giorni per riuscire a debellare appunto la Era polmonite. piena di ematomi. Il mio problema è che le mie vene rifiutano le cannule, quindi in 7 giorni mi hanno cambiato 7 cannule. Perché tutte Assurdo. quante si infiammavano, veniva fuori una flebite ogni vena che avevo. Non si sa se fosse Ah. legata dal virus o dal mio rigetto personale, però è stato penoso. Io ricordo 2 cose in particolare, più che il dolore, il disagio della varicella, delle bolle, non mi interessava più di tanto. La mia rabbia era legata a essere rinchiusa in una stanza senza bagno, perché dovevo usare la comoda. Non avevo una doccia, ma avevo un lavandino, quindi ero isterica perché per me la doccia ogni giorno è sacrosanta. Sono diventata rabbiosa, lui mi aiutava quando arrivava a visitarmi, Io mi sono sentito logicamente. morire quando l'ho vista così, che mi ha chiesto addirittura scusa. E là mi son detto, ma come? Scusa che mi vedi così. Cioè, assurdo, ragazzi, era stata La mia era una un'ammazzata per me. frustrazione sia per il fatto di essere rinchiusa lì, dal non poter essere a casa, di avere le mie cose, quindi tutta la mia comprensione alle persone che sono in ospedale in questo momento, che soffrono, che devono essere relegate in un posto dove non vogliono essere. E che nella sfortuna noi riusciamo a curarci, noi chi può, chiaramente. Dopodiché il mio fastidio più grande era stato anche non dormire, perché nella stanza vicino alla mia c'era un anziano, Alzheimer sì, che a continuava a livelli. urlare tutta la notte, quindi oltre al disagio della malattia non potevo neanche dormire perché questa persona urlava, 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 ma non potevano tenerlo sedato ogni 5 secondi. Poi aveva un neon Ah sì, in poi tutti i testa macchinari che mi monitoravano facevano e un luce bip ogni 15 minuti, e quindi sì, esatto. dormire è impossibile. Dormire già in ospedale è difficile, in più. Per fortuna, prima che la gatta mi distruggesse le cuffie, le ho portato le mie cuffie Io avevo delle del cuffie così pianoforte, ascoltavo allora la almeno musica. ascoltava quello. Dopodiché, sì, tra l'altro, siccome ero entrata sotto protocollo trombosi, qui si tratta di procedure, hanno continuato a trattarmi con l'eparina, punture sulla pancia. Non sono esattamente piacevoli. E comunque alla fin fine hanno epurato che io non avevo nessun trombo, ma era solo la polmonite. Quindi una volta dimessa hanno anche sciolto quella diagnosi. Sì, le bolle della varicella sono brutte, sono fastidiose, non mi hanno lasciato nessun segno, per fortuna. Soprattutto perché non ne avevo in faccia, questa era la cosa buona. Ne avevo tante in testa, era un prurito tremendo. Sì, e poi c'era un simpatico infermiere italiano, bravo. Lui non si sentiva neanche quando mi faceva le punture sulla pancia. Era bravo. Tanti infermieri gentili, e anche il personale della mensa, una signora particolarmente simpatica che ricordo con piacere. Il cibo dell'ospedale era veramente buono, a me è piaciuto tanto. Non ho mai perso l'appetito in nessuno dei giorni. C'era anche quella crema con le pere, era molto buona. E il lato negativo sì, era il fatto di essere sola in questa stanza, senza la propria privacy. No, non è vero, senza la propria privacy, vivevo in una stanza unica. Però la porta era sempre aperta e c'era un corridoio Poi dove eri. anche quando veniva a trovarmi Marco, che era uno dei pochi ammessi, una volta mia sorella. Anche perché non mi portassero malattie, perché io avevo una polmonite acuta, quindi non potevo ammalarmi di altre cose. Figuriamoci se potevo farlo adesso, magari. Ecco, quindi sì, lui doveva venire, però era bardato, aveva guanti, mascherina. Lo vedrete nelle immagini. Ero entrata in ospedale il martedì 19 febbraio dell'anno scorso e ne sono uscita il 25 febbraio. Dopodiché ho passato a casa tutti i giorni successivi, sempre sotto antibiotici. Il sollievo è stato notevole perché finalmente potevo dormire, avevo le mie cose, avevo la mia doccia, potevo farmi i bagni medicati. I gatti.
gatti, la serenità del proprio ambiente, che nella guarigione è determinante. Quindi capisco benissimo chi in ospedale in realtà si ammala e non guarisce perché non è un ambiente facile. Il mio pensiero va a chi, per esempio, è in ospedale in questo periodo per malattie respiratorie. Capisco bene. Dopodiché il brutto è che nessuno, un altro contro del sistema, nessuno dopo avermi dimesso mi ha avvertito del seguito. Non avevo un protocollo da seguire quando sono arrivata a casa se non un esame del sangue dopo qualche mese, ma il punto è che io dopo aver visto scomparire le bolle, come si dice di solito, no? Dopo l'ultima bolla che si secca, si può tornare a Una uscire, routine. perché non c'è più pericolo per gli altri, di contagio. Quindi sono tornata a lavoro. Dopo 7 giorni d'ospedale, 8 a casa, quindi una quindicina di giorni, sono tornata a lavoro. Solo che in quel periodo i miei colleghi erano pieni di raffreddore e di altre malattie, non ho fatto altro che ammalarmi e ammalarmi e ammalarmi. L'ultimo, questa cosa è durata un anno, Sì, io ci ho messo a guarire. veramente 6 mesi per sentirmi bene. Probabilmente se fossi rimasta a casa un mese mi sarei ripresa più facilmente, però nessuno mi aveva avvertito di questa cosa. Non ci avevo neanche pensato perché io nella mia vita non sono mai stata ammalata, quindi... Preso un raffreddore che siamo stati a una festa a Natale, lo scorso Natale, e questo raffreddore, Mi è durato tre un mese settimane. di raffreddore, proprio stava Il sistema immunitario. andato giù, quindi veramente adesso speriamo che sia ripresa. Quindi, come sunto della situazione, direi pro, sì, interventi tempestivi, personale, gentile, comunque, sì, mi hanno guarito sostanzialmente, però contro, l'impreparazione di non aver capito che cosa avessi. Anche nel mio caso, per esempio. E la mancanza di un avvertimento per il post, ricovero. Quindi pro e contro. Non so, magari non sarebbe andata bene neanche in Italia. Comunque sono viva, mi hanno salvato per i capelli e sono qui. Bene, possiamo fare questi bei video. Tra l'altro avevamo iniziato l'anno scorso, è vero. Dopodiché ci siamo interrotti perché io ogni settimana ero talmente stanca che non Certo. riuscivo a fare niente. Noi finiamo qui questo video, speriamo che vi sia veramente tornato utile queste cose che vi portiamo. E, se potete lasciateci chiaramente il mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Per seguire invece i temi ricorrenti dei nostri prossimi video, invece vi invito a seguirci su Instagram. Instagram. Un saluto anche dai nostri gatti, questo ha preso sonno. Sono sempre qui. Ciao, grazie Ciao, per essere see stati you con noi. soon! Ciao.